Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale, sono Cristi85. Voilà. Allora, oggi voglio fare con voi un esperimento. Vedete? Voglio fare una magia. E per fare questa magia userò delle patate, userò delle forbici, userò tipo una cosa così. Cosa farò mai? È un esperimento di giardinaggio. Seguitemi, perché io ho un sacco di fantasia nel cervellino. Allora, ragazzi, praticamente io volevo farlo fuori questo video, ma è impossibile, ragazzi, è troppo rumore delle macchine. Questa zona qui è impossibile. Vi farò un giorno, sicuramente voglio fare una collaborazione con Max e voglio farvi vedere il giardino. Però dobbiamo aspettare ancora un attimo. Uno, perché vorrei che i fiori fossero più belli, ma in questo momento sono brutti perché sono stati colpiti dal freddo, la pioggia è sempre stato brutto. E poi perché devo cercare un momento che ci sia poco rumore, però bando alle ciance e facciamo quello che è da fare. Allora, io voglio provare. Ho visto un video dove un signore faceva vedere come fare per fare una talea di rosa dalle rose recise. Praticamente mi sono state regalate delle rose. Vabbè, adesso quello che salverò. Allora, una rosellina gialla, una rosellina bianca e queste invece sono del mio giardino. Rosa e rosse. Io cosa voglio fare? Voglio provare a vedere se piantandole con il metodo della patata, vediamo se vengono. Allora, ci vorrà del tempo. Io il video lo metterò. Poi, se funzionerà, ve lo dirò poi nel tempo, giustamente. Adesso, cioè, ci vuole mese, un mese e mezzo, due prima che possa iniziare a uscire qualcosa, però magari dato che la stagione andiamo contro la stagione calda, vediamo cosa succederà. Allora, cosa andiamo a fare? Vabbè, il terreno ci serve. Vi giro un pochettino che così riuscite a vedere. Ecco, io sono sempre qui, ho messo la carta del giornale che sapete che la tengo. Allora, un vaso con del terriccio, metà pressapoco, perché io tanto andrò a metterne due in questo vaso. Poi iniziamo con una rosa, la forbice. Allora, iniziamo tagliando, vabbè, tolgo la sua, così, un pezzettino così, pressappoco 5 centimetri, 5 centimetri da, ecco. Poi sotto andrò a fargli un taglio per storto, lui lo chiamava fetta di salame per intenderci, ragazze, e verrà una cosina. Così, vedete? Adesso io cosa faccio? Scelgo una delle patate, le patate qualsiasi tipo, e vado a vedere, e poi con questo attrezzo, che tanto è, la patata è morbida, vado a forarla. Vado a forarla finché esce, vedete? Voilà. E vado a inserirgli la parte giustamente dentro. Senza però far che rimanga dentro, eh? Ecco, così. E questa è fatta. Una. Adesso ne faccio un'altra, perché io le farò tutte. Questa bianca e quella gialla. La stessa cosa per quella gialla. Io andrò a tagliarla qui, tac, e la stessa cosa sotto. A fetta sempre di salame. Andrò a tagliare un'altra patata, vedete? Mi faccio il buchino, mi faccio rivedere che esce fuori. Io ho usato questo che era qualcosa per avvitare, non mi ricordo più cosa. E anche qui senza farla uscire, che deve rimanere dentro nella patata, voilà, e andrò a metterla così. Poi, le altre due le faccio poi dopo. Un attimino che ho dimenticato una cosa che mi serve, arrivo ragazze. Eccomi di nuovo qua. Due bottiglie serviranno. Adesso io andrò a scrivere perché così voglio sapere allora quale sarà la rosa e se così vedo se viene. Io scrivo bianca, bianca, gialla. Ah, però che tonta, ma perché la devo tagliare? Vabbè, va tagliata di un pezzo, glielo scrivo dopo allora. Perché
Serve un taglierino, ma io un taglierino non ce l'ho. Dunque userò una forbice, cioè la che ho io, perché io il taglierino non ce l'ho. Andrò a tagliarla. Adesso farò un po' di rumore, ragazze. Intanto già solo con la G e basta. Mi ricordo che vuol dire gialla, che è questa. E questa qua bianca, e bianca mi dà anche il bianco. Scusate per il rumore, ragazze, ma così almeno. E questa con la bianca, vedete? Ecco, e vado a fare così, così e così. Adesso io vado a coprirle di terra. Praticamente a me mi interessa che rimanga la patata protetta, e anche io quando andrò a bagnare gli bagnerò intorno, avete capito? Qua li lascio aperto, non serve mettere il tappo. Allora adesso mi rimetto i guanti perché così la copro, e niente, vado a coprirla un pochettino ai lati, gli rimetto un po' di terra. E vediamo cosa succederà, ragazze. Io dopo andrò a metterle fuori sul terrazzo, tenendole in un posto che rimanga un po' riparato, magari i primi tempi più che altro, perché va messa la plastica per ripararle anche dal vento, perché i primi tempi ha proprio bisogno di essere riparata, e l'unico sistema è questo. Così dice questo signore. A lui gli sono venute, però boh, è un esperimento, tanto le dovremmo buttare via. Sapete che a me non piacciono i fiori recisi, ma non per altro, perché mi dispiace, perché poi vanno, cioè è come se muoiono, no? E allora dico, preferisco che fanno il loro corso fuori, no? Ecco, io così la lascerò. E vedremo, ragazze. E adesso vado a fare lo stesso lavoro. Ah no, vedi, non lo so qual è. Dunque glielo devo per forza scrivere sopra. Vabbè, dai, glielo scriviamo qua. Tanto, allora, bianca e gialla. E gialla. Praticamente io quando andrò a bagnarle bagnerò intorno nel te il terreno, ma non bagnerò la piantina, non va assolutamente bagnata, ragazze. Allora, io spero di avervi dato un'idea, cioè sicuramente vi terrò aggiornate di come va. Sapete che io adoro i fiori, e niente, se poi mi verrà qualche altra cosa che riesco a seguire i consigli, e vediamo se mi viene qualcosa d'altro, ve lo farò vedere. Adesso vado a finire perché poi arriva il Mati e dobbiamo fare merenda. Vi mando un bacione enorme, ragazze. Se questo video vi è piaciuto, pollicciale in su. Se non vi è piaciuto, pollicciale giù. Ce ne faremo una ragione. Se non siete ancora iscritti, perbacco, come non siete ancora iscritti? E cosa vi è successo che non siete ancora iscritti? Iscrivetevi, no? Ma non so io, cosa vi costa far così col ditino? Mica vi chiedo soldi. Ciao, ragazze.